tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Abbandono dei rifiuti a Fano, multate 7 persone dal Corpo Forestale dello Stato. L'ospedale unico si farà a Fosso 6 ore, lo rivela il Movimento 5 Stelle di Fano, che ha ricevuto una delibera di giunta regionale approvata il 22 febbraio scorso. Maltempo, vento forte, neve mareggiate in arrivo sulle Marche. Dopo anni passati in soffitta tra fece e spazzatura, i gatti salvati a febbraio sono in cerca di una nuova casa. Parte da Fano il campionato di solidarietà della Nazionale Cantanti, che scenderà in campo allo Stadio Mancini contro i campioni per la ricerca. Cordiale benvenuto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Apriamo il nostro telegiornale con la cronaca. I carabinieri di Fano hanno arrestato una 39enne di Saltara per furto aggravato e continuato. La donna, che rubava denaro contante nel bar dove lavorava come dipendente, se ne appropriava annullando lo scontrino fiscale, effettuando ricariche telefoniche da postazioni Sisal, se non addirittura ricariche sulla propria PostePay. Inoltre non passava giorno in cui la donna non si appropriasse di Gratta e Vinci, passando subito ad incassare quelli vincenti. Se ne è accorto il proprietario del locale, che dopo aver registrato un ammanco di circa 40.000 euro nel 2015, ha segnalato i suoi sospetti alle forze dell'ordine. I militari, dopo aver installato delle telecamere all'interno del bar, hanno confermato i dubbi dell'uomo. Quando i carabinieri hanno deciso di intervenire, come se non bastasse, hanno scoperto la dipendente mentre caricava nell'auto dei genitori il provento dell'ennesimo furto, ovvero diverse bottiglie di Aperol e Campari. La 39enne è stata sottoposta agli arresti domiciliari, poi il giudice del Tribunale di Pesaro ha convalidato l'arresto e rimesso la donna in libertà in attesa del processo. Passiamo adesso all'operazione portata a termine dal Corpo Forestale dello Stato, che dal mese di novembre ad oggi ha scoperto e sanzionato 7 persone per l'abbandono di rifiuti. Bottiglie di plastica, reti ombreggiate, una tastiera musicale, ma anche documenti e fotografie. Erano questi alcuni dei rifiuti abbandonati nel mese di novembre da un trentenne che, per facilitarsi il trasferimento al nord Italia insieme alla famiglia, aveva deciso di rinchiuderli in sacchetti neri della spazzatura e gettarli lungo una strada comunale in località Tornovecchio, nel comune di Fano. Pensava così di farla franca, ma grazie agli indizi e alle testimonianze raccolte dal Corpo Forestale dello Stato, l'uomo è stato individuato e dovrà pagare una multa che va dai 300 ai 3.000 euro. Rintracciarlo però non è stato facile, perché il trentenne si era già trasferito e ancora non erano stati aggiornati i documenti con il cambio di residenza. Conclusa l'attività d'indagine, poi, gli agenti del comando stazione di Cartoceto hanno aumentato i controlli, scoprendo altri 8 depositi di rifiuti nei boschi adiacenti al fiume Metauro. Per 6 di questi sono già stati individuati e sanzionati i responsabili. La bonifica dei siti invece è a cura dell'ASET, la stessa azienda che ritira la spazzatura direttamente nelle abitazioni degli utenti e in modo del tutto gratuito se il materiale non supera i 2 metri cubi. Inoltre le forze dell'ordine ricordano che i trasgressori rischiano anche una denuncia all'autorità giudiziaria se abbandonano oggetti o sostanze che possono inquinare l'ambiente. E a proposito di abbandono dei rifiuti, vi facciamo vedere delle foto che ci hanno inviato oggi 2 nostri reporter di strada. Le prime che vedete sono state scattate da una stradina laterale di via Regolo a Cucurano. In questo canale, tra i vari rifiuti, sono stati gettati un passeggino e un televisore. Un altro nostro telespettatore invece ci ha inviato queste 2 fotografie che ha scattato percorrendo via Papiria nel tratto finale della zona industriale di Bellocchi. Insieme ai rifiuti, ci scrive, sono stati abbandonati anche 2 televisori e un materasso.
Cambiamo argomento, ancora sanità bollente. Notizia di proprio qualche minuto fa che la giunta Ceriscioli pare abbia deciso dove costruire il nuovo ospedale, cioè a Fosso Seiore. Siamo in collegamento telefonico con Marta Ruggeri, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle di Fano, che appunto poco fa ha ricevuto questa delibera di giunta regionale che è stata approvata il 22 febbraio scorso. Ruggeri, buonasera. Dunque un altro passo in avanti della giunta? Sì, buonasera. Il nostro consigliere regionale proprio pochi minuti fa, insomma, ci ha informato che è stata pubblicata oggi questa delibera che risale al 22 febbraio, che ha come titolo realizzazione della nuova struttura ospedaliera dell'azienda Marche Nord. E quindi è un primo concreto passo della giunta Ceriscioli verso la chiusura innanzitutto dell'ospedale di Fano e la realizzazione del famigerato ospedale unico. Quello che ci ha allarmato subito è tra l'altro che si parla della sua localizzazione indicando la Fosso Seiore, e che a noi risulta il sito peggiore tra quelli presi in considerazione, e poi verrà finanziato con il partenariato pubblico-privato che non offre alcuna garanzia in fatto di sostenibilità finanziaria. Tra l'altro si parla anche di valorizzazione degli immobili, cioè vendita degli immobili pubblici. Ecco Ruggeri, si parla addirittura di viabilità, quindi servirebbe un accordo a quanto pare. Sì, si stabilisce che serve un'ennesima stipula tra la Regione, la Provincia, i Comuni di Fano e di Pesaro di un accordo di programma per la realizzazione delle infrastrutture viarie necessarie a collegare il nuovo complesso ospedaliero con la rete viaria esistente. E proprio per questo ci rivolgiamo con urgenza al sindaco Seri affinché esprima con i fatti la contrarietà di Fano allo sciagurato progetto dell'ospedale unico, non firmando questo accordo di programma come primo vero atto concreto per evitare questa sciagura, ecco, non saprei come altro definirla. Grazie a Marta Ruggeri, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle di Fano. Ovviamente domani daremo anche il diritto di replica al sindaco Seri. Continuiamo a parlare di sanità perché i consiglieri di centrodestra invece di Progetto Fano e UDC hanno presentato un esposto alla Procura della Repubblica per denunciare i disservizi del Santa Croce. Secondo Garbattini, Santorelli e Del Vecchio è in atto una strategia politica per depotenziare l'ospedale fanese. Diciamo anche che la sanità all'interno dell'azienda Marche Nord e le sorti dell'ospedale Santa Croce di Fano sono finite in tribunale con un esposto querela presentato al tribunale di Pesaro da parte dei gruppi consiliari dell'UDC e Progetto Fano. Lo spunto parte da alcune vicende assurte agli onori della cronaca, 4 per la precisione riportate nell'esposto, negli ultimi tempi che sarebbero indicative dello stato in cui versa l'organizzazione dell'ospedale fanese. Non usano mezzi termini i firmatari del documento, Aramis e Garbattini, Alberto Santorelli e Davide Del Vecchio, quando indicano espressamente un rischio potenziale di vita per chi necessiti di interventi per patologie cardiologiche o chirurgiche che abbiano un carattere d'urgenza, dato che il Santa Croce manca di una chirurgia H24 a causa di un immobilismo del primo cittadino, proseguono i firmatari, che tarda nell'emettere l'ordinanza che permetterebbe la riapertura delle camere operatorie 24 ore su 24. Questo esposto segue l'ordinanza che abbiamo chiesto al sindaco su chirurgia H24, un'ordinanza che il sindaco o per mancanza di coraggio o perché ha dei veti incrociati da parte della sua maggioranza non riesce evidentemente a fare, però vogliamo ricordare al sindaco che oltre alla fortuna di questi giorni, di queste settimane che sta avendo, per governare ci vuole anche coraggio, perché se la fortuna prima o poi finisce, del coraggio ce n'è sempre bisogno. Quindi con questo esposto raccontiamo alcuni fatti accaduti e soprattutto un eclatante di cui hanno parlato anche le cronache locali, e nel 2016 non si può nell'ospedale di Fano rischiare di morire per un appendice in peritonite. Eravamo bambini noi che sentivamo dire che all'ospedale venivano curate istantaneamente le appendiciti in peritoniti, e non possiamo nel 2016 di fronte a tutto questo progresso promulgato ogni giorno essere di fronte ad una situazione così degenerante. Beh, noi siamo pubblici ufficiali e quindi siamo anche obbligati, come del resto lo sono tutti gli altri consiglieri comunali e chi rappresenta il territorio. Quindi abbiamo portato dei casi
che sono saliti alla cronaca, quindi sono evidenti, alcuni invece che abbiamo chiesto di poter utilizzare proprio per far evidenziare una strategia che c'è in atto, che tende, secondo noi ovviamente dal punto di vista politico e amministrativo, a depotenziare l'ospedale di Fano, a renderlo tra virgolette non più fruibile dalla nostra cittadinanza e quindi mettere potenzialmente a rischio la vita delle persone. Quello che sta di fatto accadendo, che tutti i cittadini dicono, del nostro ospedale in questo momento. Ecco, questa è una strategia politica e amministrativa. Ecco, l'avete fatto perché vi sentite inascoltati o perché è giusto che la gente sappia? Ma intanto è giusto che la gente sappia, perché qui si sta decidendo nelle segrete stanze il futuro della sanità locale. Questo è inaccettabile. In occasione del referendum popolare che si terrà il prossimo 17 di aprile, la Commissione elettorale del Comune di Fano ha deciso di adottare i criteri di nomina degli scrutatori già utilizzati durante le scorse elezioni regionali. Si dà quindi un'opportunità ai cittadini fanesi disoccupati, inoccupati e studenti non lavoratori che siano iscritti all'albo degli scrutatori. Spetterà all'ufficio elettorale verificare le domande presentate prima che la Commissione si riunisca per il sorteggio e per la nomina. Per maggiori informazioni potete visitare anche il nostro sito occhioalanotizia.it. Rimaniamo a Fano perché il Sant'Arcangelo è stato scelto per diventare la fabbrica del carnevale. Il nuovo spazio che sarà realizzato entro il 2018 verrà progettato da Italo Rota, uno degli architetti più noti e più apprezzati nel mondo. Servizio di Lino Balestra. Sarà il noto architetto Italo Rota, suo lo spettacolare padiglione del Kuwait ad Expo 2015 e il Museo del Novecento a Milano, ad occuparsi del progetto di restyling del costo di 3 milioni di euro che darà vita al nuovo Sant'Arcangelo, inserito nella proposta per i finanziamenti ITI che il Comune di Fano ha presentato congiuntamente al Comune di Pesaro per poter accedere a quei 20 milioni di euro messi sul piatto dalla Regione. Un contenitore con a tema la creatività e al centro due elementi di fanesitudine. La musica jazz, a cui Fano dedica da anni una manifestazione, e l'orchestra musica arabita che ne interpreta l'anima Dixieland. E la fabbrica del carnevale, con laboratori, spazi espositivi e interattivi a disposizione di cittadini e turisti. Una vera opportunità, come sottolinea il vice sindaco Marchegiani, dal punto di vista sociale, culturale ed economico. I posti sono 3 su 6 città capoluogo e noi, grazie alla collaborazione con Pesaro, partecipiamo di questa opportunità. Sono 20 milioni di euro che vengono distribuiti sul territorio regionale. Il nostro ITI dovrebbe essere dai 6 ai 7 milioni di euro, quindi Fano può concorrere per circa 2 milioni e 4 di finanziamento, con cui cofinanzieremo poi circa 500.000 di euro. Per le opere. Il suggestivo progetto di Rota, basato su innovative soluzioni multifunzionali e a basso costo e ridotti consumi energetici, sarà presentato alla città sabato 5 marzo alle ore 17 nella Sala Veri del Teatro della Fortuna e i fanesi potranno dire la loro su questa visione futura di uno stabile così importante per Fano. È una grande opportunità per la città perché Sant'Arcangelo è un edificio come d'altronde Palazzo Ricci a Pesaro, che è diciamo il pandan di questa operazione per la Casa della Musica. Nella parte abbandonata il Sant'Arcangelo è una grande scommessa urbana, è in una zona già servita da tanti servizi culturali, in quella che è la piccola acropoli culturale di Fano, con la mediateca, con i musei pubblici e privati della città. Quindi potremo costituire un polo culturale molto interessante non solo per la città ma anche per il territorio. Nel mese scorso le guardie zoofile avevano salvato 19 gatti richiusi in una soffitta a Sant'Orso tra escrementi e spazzatura. La proprietaria era stata denunciata per maltrattamenti, mentre oggi, dopo tutte le cure del caso, quei gatti sono in attesa di un'adozione. 19 gatti segregati in soffitta e costretti a vivere in condizioni drammatiche tra sporcizie ed escrementi. Una scena raccapricciante quella che si è presentata alle guardie zoofile OIPA che a seguito di una segnalazione i primi di febbraio hanno effettuato un sopralluogo in un'abitazione lager del Vallato. Per questo episodio è stata denunciata la proprietaria per maltrattamento e detenzione di animali e i gattini affidati alle amorevoli cure dei volontari dell'associazione Melampo che noi siamo andati a trovare questa mattina. Thank you.
Allora, 19 gatti tutti insieme, per voi è stato un bel contraccolpo. Assolutamente, nella gestione della nostra quotidianità è stato davvero un colpo parecchio forte, anche perché si trattava comunque di animali che necessitavano tutti terapie, a partire dalla pulizia delle orecchie, che erano in condizioni davvero orribili, e quindi già solo pensare a una pulizia delle orecchie quotidiana per 19 gatti, in quelli che la gestione di un turno inizia a essere parecchio impegnativa. Ecco, fra quanto saranno pronti per entrare nelle case di chi li vogliono accogliere? Allora, da precisare che si tratterà di un affido giudiziario, quindi resterà comunque, speriamo, solo formalmente un affido provvisorio per i primi tempi, e di fatto sono già loro pronti per andare in famiglia. Ovviamente ci sarà da perfezionare quelle che sono le terapie in atto, ma nulla di particolarmente impegnativo che quindi non possa essere proseguito in un'abitazione, quindi terapia alle orecchie, il richiamo della sverminazione e quant'altro. Ci sono poi nici con patologie un po' più importanti, loro richiederanno invece un'attenzione in più, però è giusto che trovino casa anche loro, soprattutto visto quello come hanno trascorso la loro esistenza fino a questo momento, sarebbe il coronamento del tutto. La Protezione Civile ha diramato un avviso di condizioni meteo avverse. Infatti sulle Marche sono in arrivo piogge e nevicate fino a bassa collina. Ma per saperne di più siamo in collegamento telefonico con l'esperto di geometeo.it, Francesco Cangiotti. Buonasera Cangiotti. Sì, buonasera. Dunque, cosa dobbiamo aspettarci? Caleranno poi di nuovo le temperature? Sì, diciamo, nella giornata di oggi abbiamo avuto questo breve anticipo di primavera, ma da domani, appunto, l'arrivo di correnti di aria fredda in arrivo dall'Artico determineranno un nuovo cambio del tempo e un'avanzata, quindi diciamo torneremo un po' più verso condizioni invernali. Infatti avremo fin dal mattino una nuvolosità diffusa con piogge e rovesci che risulteranno via via anche di moderata intensità, specie nelle ore centrali della giornata ed in serata, quando appunto l'afflusso di aria fredda determinerà un abbassamento della quota neve che farà appunto la sua comparsa sui rilievi appenninici ma anche a quote collinari fino verso i 200-300 metri. Qualche fiocco non escluso che possa raggiungere temporaneamente durante i fenomeni più intensi anche la costa, ma difficilmente con accumuli al suolo. Poi la situazione andrà via via migliorando a partire dalla giornata di venerdì, con temperature che gradualmente tenderanno nuovamente ad aumentare. Bene, grazie a Francesco Cangiotti di geometeo.it per questo aggiornamento. Cambiamo argomento. Parte da Fano il campionato di solidarietà della Nazionale Cantanti, che il 2 aprile sfiderà a calcio i campioni per la ricerca. Per la prima volta scenderà in campo anche una donna, Chiara Dello Jacobo, seconda classificata a Sanremo Giovani. Pronti? Calcio di inizio di Don Riccardo, andata! Forse arriverà! Attenzione! È un vero evento che merita giustamente questo appellativo un po' abusato. L'evento è la Nazionale Italiana Cantanti il 2 aprile allo Stadio Mancini di Fano per giocare una partita per la vita. Una partita che dà il via al campionato della solidarietà 2016 di questa nazionale, che da 35 anni disputa partite per beneficenza e che ha raccolto fondi per 90 milioni di euro. La partita di Fano della Nazionale Italiana Cantanti segnerà una data importante nella storia della squadra per un particolare debutto. Una cantante donna entrerà ufficialmente a far parte della Nazionale. Sarà Chiara Dello Jacobo, seconda classificata a Sanremo Giovani 2016. È un'occasione anche per promuovere la città, perché quando si muove la Nazionale Cantanti fa parlare della città dove vanno a giocare. Come amministrazione abbiamo accompagnato questo percorso, voglio ringraziare veramente tutti coloro che hanno reso possibile questo evento, questa iniziativa, e tutte quelle associazioni che hanno aderito. L'incasso sarà devoluto a favore di due progetti locali: Adamo Onlus Fano per l'ampliamento del team medico e infermieristico e Onfalos Autismo e Famiglie per la costruzione di una struttura diurna. Il 2 aprile è giusto appunto la giornata mondiale dell'autismo. Allora, siamo in compagnia di due protagonisti di questa partita, Antonio Maggio e Paolo Vallesi. Insomma, la storia di questa nazionale e le giovani leve. Allora, per dovere, no, insomma, di cavalleresco, inizio da Paolo. Paolo, insomma, una storia lunga con la nazionale, ma sempre la solidarietà al centro della vostra mission.
Beh, per me è una storia lunga, visto che ho iniziato nel 91 l'attività con loro, per quel 25ennale ricorre che calco il campo con questa associazione, che più che un'associazione ormai è un gruppo di amici. Siamo qui a Fano per la prima partita del 2016, il 2 aprile, partita molto importante perché è la prima nostra partita e perché ricomincia un altro anno di attività. Siamo oggi stati qui per questa conferenza soprattutto per ringraziare le associazioni che sono prese in carico di voler far funzionare questa partita, ma dai primi dati che abbiamo sarà un successo. Come si dice, va bene. Grazie Paolo, allora sono un importante testimone che vi tocca a voi giovani Levi. Ma il problema fondamentale, quello più grosso che c'è nella Nazionale Cantanti, è che noi giovani corriamo meglio delle vecchie glorie. Hai detto meglio o volevi dire meno? Ho detto meglio. Ho detto no. È una sfida in campo. Speravo ti avessi detto meglio, perché se meno di noi a volte è poco. Però comunque. Però c'è da dire che loro. Loro lo fanno apposta perché i giovani della Nazionale dei Cantanti li scelgono per affinché loro facciano bella figura. E quindi ci siamo capiti. Forse cercherà. E con questa notizia di sport e di solidarietà chiudiamo qui il nostro telegiornale. Grazie per la vostra attenzione e arrivederci a domani. 2 aprile, sabato, ore 15, stadio di Fano, Nazionale Italiana Cantanti. La giornata dell'autismo contro i campioni per la ricerca. Bravi, grazie. Ciao.